Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio. Il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo, e il mondo è stato fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne tra i suoi, e i suoi non l'hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio. A quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito, che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Le letture di questa domenica nell'ottava del Natale, cioè nella settimana liturgica che segue la solennità del 25 dicembre, queste letture, dico, riprendono quelle della Messa della Notte, in modo particolare il Vangelo. Abbiamo ascoltato una parte, i primi 14 versetti del prologo del Vangelo di Giovanni, che si legge appunto in rito ambrosiano proprio durante la notte di Natale. Tutto ciò può dare l'impressione di ripetitività, di cose già ascoltate. In realtà però questa ricorrenza va intesa non tanto nella logica della ripetizione, ma piuttosto in quella prospettiva che l'Evangelista San Luca, nel suo Vangelo, attribuisce a Maria. In due occasioni San Luca, parlando di Maria, dice che ella custodiva nel suo cuore queste cose, gli eventi relativi appunto al mistero dell'incarnazione, la nascita di Gesù, la visita da parte dei pastori, poi ancora lo svolgimento dei primi anni della vita di Gesù, quello che noi chiamiamo i Vangeli dell'infanzia. Luca appunto dice che Maria custodiva nel cuore questi fatti. Ecco, qualcosa del genere siamo chiamati anche a fare noi cristiani nella nostra vita, a custodire nel nostro cuore, cioè custodire nella nostra vita, nella nostra fede, il
mistero dell'incarnazione, come ha fatto Maria. Per questo la liturgia ci ripropone dopo alcuni giorni questi stessi testi. Noi siamo chiamati a custodire, mentre il mondo, così ci suggerisce il Vangelo, ci vuole rapire dalla nostra mente, dal nostro cuore, la contemplazione di questo mistero. Abbiamo sentito infatti pochi minuti fa, nella proclamazione di questo prologo di San Giovanni, che la luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta, l'hanno anzi rifiutata. Ecco, queste tenebre sono presenti anche nella nostra vita. Tenebra nella nostra vita è tutto ciò che si oppone alla luce che è Gesù. E le tenebre cercano di sottrarci il dono della fede. Come? Ma in vari modi. Anzitutto San Paolo dice che la fede nasce dall'ascolto della parola di Dio. Se non c'è ascolto della parola di Dio, non c'è fede. Quindi la prima modalità di azione, di intervento delle tenebre nella nostra vita è quella di cercare di togliere dalla nostra vita l'ascolto della parola di Dio, la memoria grata della parola del Signore. Noi tutte le domeniche veniamo a messa, ascoltiamo il Vangelo, poi però le mille e mille parole che durante la settimana ascoltiamo spesso cancellano, ottundono, ci fanno dimenticare la parola del Vangelo che abbiamo ascoltato. Nonostante noi abbiamo molte possibilità, molte risorse che ci permetterebbero di riascoltare, di custodire appunto nel cuore la parola del Vangelo. Possiamo leggerlo, possiamo andarla a cercare sul cellulare. Ogni giorno, se volessimo, potremmo leggere la parola di Gesù. Però non abbiamo spesso questa preoccupazione. E il mondo allora ce la toglie dal cuore. Ricordate quella parabola di Gesù, la parabola del seminatore, dove si dice che il seme sparsi generosamente dal contadino, quando cade sulla strada, subito viene rapito dagli uccelli del cielo, che ce lo portano via, non ci permettono di custodirlo, di fargli portare frutto. Qualcosa del genere capita anche a noi se non custodiamo la parola di Dio. Il mondo ce la ruba. Però la fede, che nasce dall'ascolto della parola di Dio, dice sempre San Paolo, diviene operosa nella carità. Fede opera attraverso la carità, dice San Paolo nella lettera ai Galati. Ecco, allora forse un altro modo attraverso il quale il mondo ci rapisce dal cuore la fede in Gesù, Salvatore del mondo, è proprio anche questo, quello di farci credere che la fede non c'entri con la vita, che la fede non sia una realtà appunto operativa, che cambia il nostro modo di vivere le relazioni, i rapporti con le persone, lo stile della nostra presenza nella famiglia, nel lavoro, nei rapporti con gli altri. Che la fede sia solo una cosa che riguarda la liturgia, la preghiera, la devozione, senza alcun rapporto con la vita effettiva. Ecco, io penso che celebrare il mistero dell'incarnazione, rinnovare l'ascolto di questa pagina del Vangelo di Giovanni, ci aiuti appunto a combattere queste due tentazioni che ci vengono dalle tenebre, dal mondo: la tentazione di dimenticare la parola di Dio e la tentazione di pensare che questa parola funzioni, serva solo in chiesa e non nella vita. Ecco, allora riascoltiamo di nuovo questa
questa pagina impariamo che tutta la creazione, la natura, la storia dell'umanità viene da Gesù, che Gesù è all'origine di tutto. In principio era il Verbo era presso Dio, il Verbo era Dio, e che questo Verbo è all'origine delle cose, tutto è stato fatto per mezzo di Lui. Il mondo e Gesù non sono estranei, ci dice San Giovanni. Spesso noi uomini, come Adamo, rifiutiamo questa prospettiva. Pensiamo che la vita sia estranea rispetto a Dio e viceversa. Invece Gesù e la vita non sono estranei. La vita viene da Gesù e trova la sua pienezza solo in Gesù. Ecco, la Chiesa, la comunità cristiana, è chiamata come Maria a custodire la testimonianza di questa origine e offre a noi e a ogni uomo la possibilità di essere ciò per cui siamo stati creati, di essere figli di Dio, di essere il popolo di Dio. Ecco, allora, mentre terminiamo questo nuovo anno e da questa notte, da domani, ne iniziamo uno nuovo, custodiamo nel cuore, come Maria, le parole del Vangelo. Ricordiamoci che ogni cosa nella nostra vita viene da Dio e trova la sua pienezza solo in Dio. Preghiamo perché ogni uomo possa incontrare in Gesù la pienezza di vita che Dio gli vuole offrire. Signore, le nostre intenzioni di preghiera per noi, per la Chiesa, per tutti gli uomini. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Signore Gesù, sapienza eterna di Dio, infondi nuovo slancio e vigore alla missione della tua Chiesa, perché il Vangelo sia annunciato a ogni uomo. Ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Signore Gesù, principio di ogni giustizia, sostieni i governanti nella ricerca del bene comune e del dialogo fra i popoli. Ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Signore Gesù, difensore degli ultimi e dei poveri, dona consolazione e nuova speranza a quanti sono nella prova, nella solitudine e nelle emarginazioni. Ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Signore Gesù, buon pastore, accogli nella tua pace Papa Benedetto XVI, del quale ricordiamo oggi il primo anniversario della morte, e donagli il premio riservato a quanti hanno servito la tua Chiesa con dedizione instancabile e amore per la verità. Ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Dio onnipotente, lavi le nostre colpe e ci doni pace e salvezza, il felice Natale del tuo Figlio unigenito che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Sia pace tra voi. Thank you.
professiamo la fede della Chiesa, credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio di Dio, luce e luce, Dio vero e Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza di Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì lì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Guarda, oh Dio, le offerte deposte sull'altare per celebrare la nascita del Figlio tuo, e in virtù di questi beati misteri, donaci libertà e perdono. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, renderti grazie sempre qui e in ogni luogo, Padre Santo. E confermi lo cuore adorare il disegno divino che ci ha rinnovato. Decade l'antica legge terrena, si manifesta mirabilmente la nuova creazione che ci è data dal cielo. La Chiesa celebra con immensa gioia l'opera stupenda della tua infinita misericordia e insieme con gli angeli e i santi elevate al Padre l'inno della tua gloria.
allo stesso modo, dopo aver cenato, egli prese il calice e di nuovo ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento,
nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, ti do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, ti do dalle unità e pace secondo la tua volontà, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi e con il tuo spirito. Recitiamo insieme l'antifona alla comunione. Dall'inizio, Signore, tu esisti col Padre e alla fine dei tempi hai assunto la carne da Maria, Vergine e Madre. Thank you.
preghiamo. Sia lieti perennemente il tuo popolo, oh Dio, per avere partecipato a questo santo mistero che abbiamo potuto più intimamente comprendere nella luce dell'incarnazione del Signore che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Oggi pomeriggio, in quest'ultimo giorno dell'anno civile, celebreremo la preghiera dei Vespri alle ore 17 e alle 17.30 la messa capitolare solenne presieduta dall'arciprete con il solenne canto del Te Deum di ringraziamento e la benedizione di Eucaristia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Andiamo in pace.